Nel 2010, in Italia, praticamente un giovane su tre non ha lavoro. Il dato vale per gli under 25, fascia d'età dove la disoccupazione è tre volte di più rispetto alla media generale. Non è mai stata così alta e nei prossimi mesi, secondo l'Istat, salirà ancora. Il mercato del lavoro è una giungla, per sopravvivere ci si affida agli annunci, a volte però se ne trovano alcuni davvero strani. Come quello di un'azienda del Lecchese che installa campane elettroniche nelle chiese e cerca un ex seminarista o comunque una persona ben introdotta in ambiente ecclesiale a cui affidare un lavoro di rappresentanza presso le parrocchie della zona. Sempre in Lombardia, ecco pronto uno stage per benzinaio. Requisiti minimi, gentilezza ed educazione. Il candidato dovrà operare in prima persona sul piazzale del distributore di benzina ed essere in grado di recepire le direttive impartite per il raggiungimento del risultato finale, recita l'annuncio. Per chi nutre dentro di sé la sacra fiamma del giornalismo, invece, sul web una prestigiosa penna di casa nostra cerca con urgenza un assistente personale. Donna, massimo 25 anni, disponibile a viaggiare, fondamentale bella presenza per gestione eventi internazionali. Nel frattempo la candidata sarà avviata anche alla professione giornalistica, si assicura. Se lasciare l'Italia non è una paura ma un sogno, c'è sempre l'offerta di una catena di alberghi inglese in cerca di lettori professionisti. Si tratta di mettersi nella hall dell'albergo e leggere ad alta voce al cliente uno dei libri che lui potrà scegliere da una vasta biblioteca dell'hotel. Tra stage non retribuiti, richieste di massima flessibilità e vaghe promesse di assunzione, si fa fatica a trovare un annuncio di lavoro, diciamo così, classico. Come questo, azienda a livello nazionale cerca personale commerciale per apertura nuova filiale. Offriamo contratto a norma di legge con fisso mensile e busta paga. Di questi tempi, meglio specificarlo.